Per come funzionano le poste è meglio che ci pensiamo per tempo. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Eh sì ragazzi, in barba alle poste dobbiamo fare in tempo a spedire la lettera a Babbo Natale. E allora oggi vi mostro due metodi semplicissimi per creare una bellissima letterina per Babbo Natale. Non serviranno buste, non serviranno francobolli, non servirà nulla. Faremo tutto da noi con un semplice foglio e tanta creatività. Prima di passare al tutorial vero e proprio, vi ricordo che Arte per te può essere supportata da voi tramite il pulsante PayPal che trovate sulla home page del canale. Vi metto qui il video in cui vi spiego il perché di questa novità. Vi aspetto anche sui miei canali Ombretta, il mio canale di lifestyle, e Due Cuori Una Cappa, il canale di cucina che ho insieme a Gabriele, e vi aspetto tutti anche su Instagram e su Facebook. Cercate le fotine del pennello bianco su fondo rosso, scrivete semplicemente Arte per te e vi apparirà il nostro canale anche in forma facebookiana o Instagram. Vi lascio tutti i link nell'info box e adesso corriamo di gran carriera a creare la nostra letterina per Babbo Natale. Ed eccoci pronti per preparare la lettera per Babbo Natale, perché sì ragazzi, sono sicura che ancora molti di voi dovranno farla, o anche se l'avete fatta sono anche sicura che vedendo questa farete l'upgrade, perché sicuramente qualche cosa da chiedere ve la sarete dimenticata senz'altro. Ovviamente io vi do i miei materiali e mentre lavoriamo vi do anche tutte le alternative possibili, che sono veramente veramente tante. Farete in frettissima se avrete un kit per la calligrafia come questo, ma non tutti ce l'hanno. Io questo l'ho preso alla Lidl, ve lo faccio vedere perché è molto bello, ha una serie di pennini. Non è pubblicità ragazzi, io non collaboro con la Lidl, ma ve lo faccio vedere perché per gli amanti della calligrafia questo è veramente grazioso, veramente grazioso come kit. E soprattutto di questo la cosa più graziosa è lui, perché potete usarlo indipendentemente dal timbro. Il timbro lo vendono in 200 milioni di cartolerie, quindi questo, da questo set, lo tiro via per farvi vedere come potrei usarlo in differenti modi. Noi avremo due lettere. Per la lettera numero 1 ci occorrerà un timbro di questi in silicone, che abbia un disegno abbastanza natalizio, un tampone dorato, della colla glitter dorata, un gel con glitter, questo è il contour liner della Pentart, è molto molto bello, quindi è un gel glitterato dorato, e poi delle basi per timbro e dei timbri. Io prenderò il timbro del francobollo per spedire appunto la lettera a Babbo Natale, e naturalmente un'etichetta per l'indirizzo. Mentre queste etichette io le presi da Ikea moltissimo tempo fa, ma credo ci siano tutti gli anni in diversificate forme. Qui ho scelto la carta rossa perché i fondi delle carte saranno comunque rosse, quindi un foglio di carta rossa per ognuna delle due. Nella letterina numero 2 ci occorrerà un timbro, anche in questo caso, o basta uno di questi per entrambe, due sonaglini rossi, il contour liner che c'è di diversificate marche, ve li metto qua sotto, rossi, questi sono bellissimi, un tampone nero, un cordoncino rosso e anche qui l'etichetta. Ovviamente anche qui ci servirà la base da timbro e i timbri che simulino il francobollo per Babbo Natale. Iniziamo subito. Come prima facciamo la lettera che mi ha insegnato a fare una mia carissima amica che saluto, Angela. Ciao Angela! Angela è una bravissima scrapper, Angela Tombari, cercate la sua pagina perché fa cose meravigliose, e questa me l'ha regalata proprio lei quando è venuta a trovarmi a Bologna. Io le ho detto che prima o poi l'avrei fatta ed è arrivato quel prima o poi. Come prima cosa portiamo il margine inferiore a combaciare con il margine laterale. Così. Faccio delle pieghe leggere per iniziare, per poi approfondirle successivamente. Ora segniamo la metà del foglio.
segniamola solo in un punto, guardate. Io non vi faccio prendere tappetini, misurazioni, vi faccio vedere semplicemente in maniera semplice. Qui, ok? Qui, così. E da qui pieghiamo fino a portare il foglio proprio a metà della pagina. Così, seguendo, guardate, quindi piegate a metà il foglio, praticate una leggera pressione, la pressione comincerà una sorta di linea che non dovete continuare, quindi piegate il foglio e fate combaciare questo margine con l'accenno di linea che avevate fatto. Ok, così, e tirate su. Con una matita segniamoci leggermente la linea che ne deriva dalla piegatura del primo angolo che abbiamo dato, poi cancelleremo tutto ovviamente, voilà, e pieghiamo quest'altro angolo fino a far toccare il margine laterale a questa linea che abbiamo tracciato. Così. Voilà, quindi avremo questa piega e questa piega, ok? Adesso prendiamo la parte inferiore e portiamo questo margine laterale a toccare sempre la linea che avevamo precedentemente tracciato. Ultima cosa, pieghiamo questo triangolino finché questo lato non arriva totalmente a piegarsi all'angolo del punto in cui questo fa questa piega, così, ok? Voilà, è pronta, voi direte, ma come è pronta? Sì, sì, è pronta, il corpo è pronto. Cancelliamo tutte le linee che abbiamo tracciato molto velocemente. E qui, se vogliamo, tracciamo le linee per scrivere la letterina a Santa Claus. Adesso, ma perché lo chiamo Santa Claus? A Babbo Natale, a Babbo! Perché sto facendo una cosa a me, perché io sono così. Quando faccio le cose americhane, parlo in americano. Invece poi parlo in... Perdonatemi, perdonatemi. Per i cultori della lingua italiana, a San Nicola, a Babbo Natale. Allora, noi facciamo una piega e una piega, così, ok? Una piega e una piega, così, a fare combaciare i due lembi, così, voilà. E dulcis in fondo una piega, così. Adesso con un qualcosa, io uso la stecca d'osso, ma non c'è bisogno che vi compriate la stecca d'osso per fare il bigliettino a Babbo Natale, non ci rimane altro che abbellire la nostra letterina. Io il francobollo, ragazzi, ce l'ho solo di Parigi, non è per essere esterofila, ma c'ho quello, quindi i francobolli li vendono anche in forma di adesivo, quindi col francobollo una tamponata e metto e lo stampo qua, perfetto. Benissimo, adesso prendo il cuscinetto nero, lo ripasso su ciò che avevo fatto di dorato e lo rimetto sopra, così, in modo da farlo vedere meglio, visto? Così viene un po' dorato e un po' nero. Adesso esclusivamente con il nero do la timbrata delle poste. E voilà! Non è troppo carino? Benissimo, prendo un'etichetta, do una timbrata totale qui, così, di dorato, e appiccico. Vado a decorare tutta la busta visibile, quindi apro la parte visibile e con il timbro faccio questi decori che un po' si vedono e un po' no.
ma mi piacciono proprio per questi, perché rimangono un po' evanescenti. Infatti questi non li ripasserò assolutamente con il nero. Qui dentro scriviamo il messaggio per Babbo Natale o mettiamo un cartoncino, chiudiamo la nostra busta, preparo un fiocchettino, infilo i sonaglini, leggo con nodino e adesso spremiamo un bel po' di colla a caldo, inseriamo il fiocchetto bello in alto così. Mettiamo ancora un po' di colla a caldo e col timbro di prima con cui abbiamo decorato schiaccio e lascio stare così in posa. La colla si dilata e quindi fa incollare anche la paginetta iniziale con quella finale. Lasciamo asciugare. Nel frattempo decoro tutta la bustina con dei puntini così di questo gel che asciugandosi lascerà un bellissimo effetto a pois. Naturalmente, mentre quando fate questa cosa, mettete prima i puntini tutti da una parte, fateli asciugare completamente, quindi girate la busta dall'altra parte e decorate anche la parte posteriore. Metto da parte e quando sarà del tutto asciutta poi staccheremo il timbro insieme. Intanto la sposto. Ok, per la letterina numero 2 vi riepilogo velocemente quello che è l'occorrente. E allora, timbri e tampone, carta, nastrino rosso, sonaglini rossi, gel da contorno rosso e una candela e naturalmente l'etichetta. Iniziamo subito. Questa lettera è un po' più semplice dell'altra. Vi basterà piegare il margine lungo verso l'interno per circa 3 cm. Voilà, così 3 cm da una parte e 3 cm anche dall'altra. A questo punto decidete quanto alta debba essere la vostra letterina. Nel mio caso io credo che questa sia l'altezza ideale. Così. Quindi pieghiamo ancora in dentro così e portiamo gli angoli fino a sfiorare, diciamo così, il bordo della nostra letterina. Vedete, lascio giusto un paio di millimetri di distanza da una parte e dall'altra. Quindi giro e piego. E la mia bustina è bella e pronta, quindi questo è il modello base. Una volta date le pieghe, fermiamole con una bassa lingua, con un qualcosa che schiacci ben bene. Voilà, io ovviamente qui vi sto facendo vedere i corpi delle buste, poi l'interno fatelo voi a seconda delle vostre pendenze con Babbo Natale. Cominciamo a decorare la nostra letterina. Come prima cosa, anche su questa, sul retro, questa volta col nero, mettiamo francobollo e timbrata. Etichetta, userò la medesima. Perfetto. Passiamo alla parte anteriore. Questa volta non faccio il fiocchetto, faccio semplicemente un nodino così, ok, e lascio pendere i due campanellini. Il nodino lo poggio qui, prendo una candela e quindi ci occorrerà anche l'accendino. A questo punto dobbiamo mettere la finta ceralacca su questa bustina. E allora cosa facciamo? Della mia candela rossa prendo un po', soprattutto l'esterno, perché è sull'esterno che oramai mettono il rosso. Le candele non sono più come una volta tutte rosse, quindi magari una che già avevate usata, io nell'intro ve l'ho fatta vedere pulita, ma qua ne sto usando una già utilizzata, prendo il mio rosso. Adesso metto il tutto su un cucchiaio
E questa operazione ovviamente la devono fare solo e soltanto gli adulti, perché è complessa anche per gli adulti. No, vabbè, complessa no, però bisogna stare attenti, perché c'è l'utilizzo dell'accendino. Si mette un accendino sotto e si fa riscaldare. Quando è quasi tutta sciolta, mi fermo con uno stuzzichino, mescolo, ne applico un po' qui per far chiudere la busta da subito, e nel frattempo lei, la cera qua, comincia a raffreddarsi da capo. Creo un perimetro, questo devo farlo per forza, perché se no la cera, nel momento in cui la verso, sborderà da tutte le parti. Quindi devo creare un perimetro di cera. Poggiamo le campanelline e piano piano goccioliamo la cera, e solo a questo punto prendiamo un timbro e poggiamolo e lasciamo asciugare così. Prendiamo il nostro gel di contorno e anche qui decoriamo con tante palline. E di certo questa non la muovo, scusate se non la muovo tanto, ma è ancora fresca, e di certo il frastuono che fanno farà notare i nostri pensierini rispetto a quelli di tanti altri. E allora, buona preparazione al Natale. Io vi lascio alle foto con le due buste totalmente asciutte e finite, e noi ci vediamo dopo. Ciao! Visto che belle queste due letterine per Babbo Natale, una me l'ha insegnata la mia amica Angela, la mia cara amica Angela, a cui mando un grande bacio. Spero che questi modi di piegatura della carta vi siano piaciuti, ma spero anche che vi sia piaciuto tutto l'addobbo esterno che invece ho creato per voi con assoluta fantasia. Quindi voi fate lo stesso, se non avete le cose che ho io, createla secondo i vostri gusti e createla secondo ciò che possedete in casa. L'importante è fare in 4x48 una busta, poi in busta io cosa faccio? Io le imbusto alla posta, e per essere certa con le poste italiane ne metto anche una tra i rami dell'albero, perché poi la notte gli elfi vengono a prenderla. È risaputo, no, che ci sono gli elfi postini che la notte passano tutti gli alberi dei bambini e vengono a prendere i loro pensierini. E allora sbizzarrite la fantasia e fate galoppare anche quella dei vostri piccoli, facendo scrivere una bellissima lettera a Babbo Natale. Io vi ho dato gli strumenti cartacei, ora voi riempitela del vostro amore. Basta parlare, non mi rimane che chiedervi ancora un pollice in su se il video vi è piaciuto, una condivisione sulle vostre pagine Facebook, e soprattutto lasciatemi tanti commenti qua sotto per dirmi cosa ne pensate. Noi ci vediamo sempre qua per il prossimo video creativo. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, alla prossima volta, ciao e buona preparazione al Natale!